Nella città sul 45esimo parallelo salgo, scappo, mi perdo. Nella città sul 45esimo parallelo mi affaccio per vedere la Mongolia all'orizzonte. Nella città sul 45esimo parallelo scrivo storie che nessuno legge perché, tutto sommato, nessuno è capace di scrivere la sua e di immaginarsene la fine. Ma se avesse ragione Maria, e per una volta ci venisse il coraggio di raccontare una storia d'amore che finisce bene,